Rincari nella bolletta energetica senza precedenti per Sicilacque, gestore del servizio idrico di sovrambito nel territorio regionale, che afferma come ad agosto ha avuto recapitato un conto di oltre 4,7 milioni di euro, una cifra pari al fatturato mensile della società, che dal 1 settembre è stata costretta a passare al cosiddetto mercato di salvaguardia per continuare a garantire un servizio pubblico essenziale come la captazione dell'acqua dalle grandi infrastrutture e il successivo trasporto fino ai serbatoi comunali che servono 1,6 milioni di siciliani. Il passaggio al mercato di salvaguardia non sarà indolore, Sicilacque dovrà infatti sborsare 90.000 euro in più al mese, prosegue la nota. La bolletta di agosto registra un'ulteriore impennata rispetto a luglio, quando l'energia era arrivata a 3,9 milioni e più che quintuplicata rispetto alla media dei costi sostenuti nel 2021, circa 900.000 euro al mese in più. A settembre la previsione è di 4,2 milioni, mentre nell'intero arco del 2022 si stimano 17 milioni di maggiori costi rispetto allo scorso anno. Questi aumenti, in base alle norme stabilite dall'ARERA, l'autorità che regola l'energia, le reti e l'ambiente, non potranno che avere effetti sulla tariffa idrica nel ciclo produttivo 2024-2027. Le ripercussioni del caro energia sono già tangibili sui conti aziendali e rischiano di minare alle fondamenta il servizio idrico di grande adduzione in Sicilia. I vertici della società lanciano un SOS al governo nazionale. Questa crisi, dovuta ai costi esorbitanti dell'energia, non può essere gestita in modo autonomo dalle aziende.